Cambiamento. 25 aprile 1945. Biella dalla guerra alla pace. Perché la storia custodita negli archivi e nelle biblioteche contribuisca a educare alla pace. Leon Battista racconta che nel 300 gli Alberti di Firenze erano gente sode e ricche, politici, abili mercanti e uomini colti. Tutto cambiò dopo il tumulto dei Ciompi del 1378. Gli Alberti furono esiliati ad almeno 100 miglia dalla città. Il gioco della vita umana rappresenta l'imprevedibilità dell'esistenza. Come l'andamento del gioco è deciso casualmente dai dadi, così nella vita è la fortuna, buona o cattiva, a determinare i cambiamenti. Questa veduta aerea di Biella del 1990 mostra un enorme buco in pieno centro città. Si tratta del risultato della demolizione della stazione ferroviaria Biella Santhià a partire dalla fine degli anni 50. Per anni utilizzato come un grande parcheggio, negli anni 90 il buco diviene il cantiere del nuovo CDA, l'odierno centro commerciale Giardini. Le macchine portano un cambiamento. Il lanificio Maurizio Sella sarà teatro degli scioperi del Biellese del 1877 che seguirono l'introduzione del telaio meccanico e la conseguente preferenza della manodopera femminile, meno costosa, a quella maschile. Con la riforma del sistema camerale, le camere di commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio-Ossola si sono unite formando un nuovo ente. Un'evoluzione in linea coi cambiamenti dei rispettivi territori per continuare a crescere, valorizzando il passato e promuovendo lo sviluppo futuro. La rivoluzione industriale biellese è il risultato di un cambiamento di stato. L'energia latente dell'acqua può essere trasformata in energia cinetica o di velocità per ottenere lavoro utile. Lubrificazione delle turbine idrauliche, Vacuum Oil Company, 1929. Nel 1886 il giovane ingegnere Gaudenzio Sella, con alcuni cugini e fratelli, costituisce la Banca Gaudenzio Sella EC. Tra i fondatori anche la ditta Maurizio Sella, antico lanificio di famiglia. Dietro a questo passo si cela una storia imprenditoriale antica, un racconto svelato dal primo libro contabile della banca, Il Mastro A. 1951. Una violenta alluvione devasta i paesi del Delta del Po. L'Unione Donne Italiane di Biella invia due pullman con gli aiuti per le famiglie di Adria. Gli autobus torneranno dopo qualche giorno carichi di bambini che saranno ospitati per mesi, a volte anni, da un centinaio di famiglie biellesi. Alcuni di questi bambini si trasferiranno in seguito nel biellese con le proprie famiglie. Cambio di sede. Dopo 13 anni di attesa, il 12 ottobre 1878, il circolo sociale biellese lascia la sede provvisoria presso l'Albergo dell'Angelo e si installa in quella attuale, sopra il teatro sociale. Nella seconda metà dell'Ottocento, numerose scoperte scientifiche portarono, in ambito tessile, all'abbandono dei coloranti naturali a favore di quelli chimici. Un cambiamento che determinò il declino delle piante tintorie, che però oggi sono di nuovo al centro della ricerca industriale. Cinquant'anni fa, Zegna registrava il marchio AR15 per il servizio sartoriale su misura. Un passo importante nell'ambito del cambiamento epocale avviato 4 anni prima dai figli di Ermenegildo Zegna, Aldo e Angelo, che nel 1968 avevano introdotto il prêt-à-porter Zegna.